la lista è aumentata in maniera esponenziale, troviamo tante tante poste che prima non c'erano, quindi si è allungata notevolmente, quindi evidentemente c'è stata una ripartizione più ampia, c'è stata una spartizione in maniera sicuramente più ampia. Leggiamo addirittura poste come 100.000 euro per manifestazioni a Sulmona. Parliamo sempre di manifestazioni culturali, una posta che prima non c'era. Cosa è successo? Presidente, a Sulmona, 100.000 euro. Bah, questa è una cosa che dobbiamo capire bene, perché poi, vede, qui si litiga nella maggioranza, poi si fa pace, poi si rilitiga, poi si rifà pace, improvvisamente troviamo 100.000 euro a Sulmona, 50.000 euro ad Atri, cos'è? Un'altra posta che prima non c'era, quindi sempre per eventi culturali, manifestazioni, comitati, bocciofile e quant'altro, senza passare per procedure ad evidenza pubblica, senza passare attraverso bandi, senza passare attraverso le leggi regionali che impongono una o imporrebbero una elargizione secondo criteri oggettivi e secondo il merito. I colleghi del Movimento 5 Stelle che vanno ad Avezzano e a Vasto a fianco dei lavoratori che aspettano esattamente quella norma, come spiegano che vogliono abrogare l'articolo che finanzia non i vostri lauti stipendi, perché anche i vostri sono lauti, indipendentemente da quello che lasciate, ma che non finanzia gente che da mesi e mesi non lavora? Che fanno i 5 Stelle? Cioè, che lavorano e non prendono stipendi. Che fanno i 5 Stelle? Presentano la norma che li apre. Io ti riempirò i manifesti di Avezzano, farò i comizi, perché non è la prima volta che fai le cose senza sapere. Potrebbe anche essere, ma non è, che noi non leggiamo quello che facciamo, cioè le norme che abroghiamo. Ma se fossi stato ascoltato ieri, e come al solito non sono stato ascoltato, perché il rispetto in quest'Aula non esiste, ho già spiegato che noi non siamo assolutamente contro i centri di ricerca, sappiamo benissimo che questo articolo abroga, e non abroga, abroga una disposizione in favore dei centri di ricerca, facciamo fare l'intervento al collega Ranieri. Prego, collega. Non siamo d'accordo con tutto il procedimento che questa legge ha seguito dall'inizio. Faccio presente che la legge 320 non riguardava nemmeno i centri di ricerca. Non riguardava nemmeno i centri di ricerca, è stata modificata con un emendamento in aula. Modificata con un emendamento in aula, superando così anche qualsiasi controllo legislativo. Il consigliere Febbo mistifica sapendo di mistificare, mente sapendo di mentire, lo stesso fa il consigliere Alessandro. E sfido chiunque, tra l'altro, a trovare mie precedenti militanze politiche. Detto questo, esiste una legge di riordino dei centri di ricerca fatta nel 2009 dall'amministrazione di centrodestra, mai applicata, e ci si viene qui a dire che siamo noi che non vogliamo il riordino dei centri di ricerca? Siamo noi che non vogliamo i centri di ricerca? Siamo noi che non li vogliamo sostenere? Qui questa legge non è mai stata applicata dal 2009, qui dal 2014 a oggi voi non avete fatto niente! Non avete fatto niente! E adesso ci venite a dire a noi che non vogliamo il riordino dei centri di ricerca. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Adesso ci venite a dire che se noi non approviamo questa porcata di legge che avete fatto, chiude il Marrucino? Sono 6 mesi che questo consiglio non lavora! 6 mesi! E adesso ci dobbiamo sbrigare ad approvare una legge che è una porcata, che è una marchetta unica? Ma siamo impazziti? Siamo impazziti? Non vi vergognate per niente? Tutti quanti? Questa questione non riguarda voi, che non contate niente. Riguarda l'etica. E adesso basta. Dice l'emendamento 16, articolo 3, soppresso. Noi riteniamo che questo emendamento sta in linea con quanto specificato nei dibattiti precedenti e nelle illustrazioni precedenti, perché riteniamo di sopprimere
quello che secondo noi non va a rispettare le procedure ad evidenza pubblica, non rispetta dei criteri oggettivi, non rispetta quelle che sono le proposte, tra l'altro programmatiche, del Movimento 5 Stelle. È importante quindi questo emendamento di soppressione. Perché anche a me ha stupito il vedere un emendamento soppressivo sulla questione del CRAB e del COTIR. I soldi dei cittadini. La visione è completamente diversa. Questa parte è politica. La soluzione ce l'ha. È quello che prevedono tutte le grandi opere. Quando si decide chi è la società o l'impresa che deve realizzare una grande opera pubblica con fondi pubblici, si fanno le gare. Negli enti strumentali della Regione, quando invece l'argomento di cui stiamo discutendo adesso è l'abrogazione dell'articolo 3. Cosa dice l'articolo 3, Mauro? L'articolo 3 dice che la Regione Abruzzo intende finanziare con una serie di articoli di questa norma e di emendamenti le istituzioni culturali della musica e del teatro, gli eventi culturali della promozione regionale, i comuni per la valorizzazione delle manifestazioni di rilevante interesse storico, i comuni per la valorizzazione delle manifestazioni culturali di promozione locale, i centri regionali di istruzione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Non consentire l'approvazione di questa norma. Questo è un principio che ci contraddistingue anche dall'altra parte dell'opposizione. Poi è una scelta, perché se anche un solo, se fosse stato solo l'1% sbagliato e il 99% esatto di questa norma, noi avremmo fatto, siccome si tratta di pubblico denaro e quindi di erogazioni del denaro dei cittadini, nel mentre i cittadini non arrivano neanche più alla prima settimana del mese, non alla terza settimana del mese, avremmo dovuto fare assieme tutto il possibile per bloccare questa norma, anche, finanche, facendo mancare il numero legale, perché uno strumento consentito alla legge rientra nelle prerogative dei consiglieri, un diritto dei consiglieri. Questo è perché noi ci spingiamo, a maggior ragione se siamo di fronte a 99,9 cose sbagliate e forse lo 0,1% di cosa che va fatta in emergenza, non che va bene così, perché l'abbiamo spiegato, neanche quella cosa andava bene così. L'intero testo, così come emendato ed approvato nel suo articolato, progetto di legge 320/16, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il testo è approvato a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, del consigliere Bracco e dei colleghi di Forza Italia.